Salve a tutti e ben ritrovati. Sarà un inizio di settimana che vedrà ancora l'Italia flagellata dal maltempo, ma le conseguenze per la Puglia saranno molto marginali. Vediamo il perché con la sequenza delle fotografie alle mie spalle. La prima denota proprio questo cavetto instabile di origine atlantica che nelle prossime ore interesserà in maniera importante il centro e il nord Italia, con un coinvolgimento che vedete porterà il paese diviso in due, con le regioni meridionali, tranne la Campania, quasi escluse dal peggioramento. Soltanto briciole, quindi, per la Puglia, che verrà interessata in maniera molto marginale. Anche dal punto di vista delle temperature, vivremo giornate ancora molto più miti rispetto alla media del periodo. Infatti, il Sud Italia verrà interessato da una risalita di aria molto calda proveniente dal continente africano, come vi preannunciavo nell'appuntamento precedente. Mentre al centro e nord Italia invece le temperature saranno intorno alla media del periodo. Vediamo quindi quale sarà l'evoluzione anche per la prossima settimana, che vedrà addirittura una depressione atlantica isolarsi dapprima sulla penisola iberica e poi sul nord Africa, e questo porterà ancora l'anticiclone africano verso le regioni meridionali, quindi per le piogge la nostra regione dovrà ancora attendere. Ed infatti, partendo dalla giornata di oggi, avremo ancora una giornata prevalentemente soleggiata con temperature miti, massime fino a 27-29 gradi e ventilazione sostenuta dai quadranti meridionali. Poi nel corso delle ore serali e notturne aumentano le nubi sul Foggiano con piogge veloci, si tratterà di un passaggio quindi piovoso molto rapido che poi tra sera notte e prime ore di mercoledì interesserà il territorio regionale da nord, dal Foggiano, verso il Salento, fin verso le prime ore di mercoledì mattina, quando contemporaneamente già sul Foggiano avremo un netto miglioramento. Infatti poi la giornata di mercoledì, dopo le piogge rapide che finiranno di interessare il territorio con il leccese, tornerà appunto il bel tempo. Temperature ancora miti, con valori massimi fino a 27-28 gradi e ventilazione sostenuta dai quadranti meridionali. Nelle giornate di giovedì e venerdì avremo ancora alta pressione, mentre al nord Italia tornerà la pioggia. Noi godremo del sole con temperature fino a 27-28 gradi e ventilazione dei quadranti sud-orientali. Venerdì 11 ottobre, cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, ruota la ventilazione che si disporrà dai quadranti settentrionali, ma ancora temperature ben più alte rispetto alla media, con punte fino a 27-28 gradi. Io vi aspetto per tutti gli aggiornamenti sabato, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di settimana.